adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Ciao ragazzi. Capita spesso di fare incontri poco piacevoli. A volte, pur di evitare quella situazione, facciamo finta di niente e cambiamo strada. Altre volte siamo costretti ad affrontare quella determinata situazione. Non serve nemmeno rifugiarsi in casa propria, anche se potremmo pensare: sono a casa mia, non può succedermi niente di male. Purtroppo, anche solo standotene nel tuo letto a dormire, non è detto che potresti essere al sicuro. I video che sto per farti vedere mostrano situazioni una diversa dall'altra, ma hanno tutti un'unica opzione: la paura. Un gruppo di ragazzi, con un loro amico youtuber, sono a caccia di fenomeni paranormali. I ragazzi viaggiano in macchina in piena notte, in un piccolo sentiero immerso nella foresta. Secondo alcune voci, in quella piccola strada ci sarebbero stati alcuni avvistamenti spettrali. Lo youtuber decide di tirare fuori la telecamera per riprendere qualsiasi cosa potrebbe presentarsi davanti a loro. Ma ciò che si presenta davanti a quei ragazzi terrorizzerebbe chiunque. Nel buio più totale si manifesta la figura apparentemente di una donna coperta da un telo bianco. La donna cammina in mezzo alla strada come se nulla fosse. I ragazzi per un attimo restano lì fermi con l'auto, osservando questa donna con l'abito bianco che cammina tranquillamente davanti a loro come se fosse una cosa normale. Cioè ragazzi, io non credo proprio che non sia una cosa normale. Cioè, una donna in una foresta in piena notte, tutta sola, che cammina per la strada. Se fossi stato io al loro posto, avrei girato la macchina e me ne sarei tornato indietro. Questo è poco ma sicuro. Nel secondo video si può osservare un uomo che sta dormendo. L'uomo in questione soffre di paralisi del sonno da anni. Degli scienziati russi decidono di condurre un esperimento per capire da cosa potessero dipendere queste sue paralisi del sonno, e decidono di riprendere l'uomo mentre dorme. Come potete notare, a un certo punto la porta dell'armadio si apre e da lì esce la figura di un essere strano. L'uomo si agita proprio in quel momento e si sveglia all'improvviso. Cosa poteva essere quello strano volto? Un demone? Uno spirito? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Dei passeggeri salgono sull'aereo per un volo. Da qui sembra tutto normale, tranne per un piccolo particolare. L'entrata non è collegata a niente. Quindi, da dove provengono quei passeggeri? Sono realmente esseri umani, quelle persone che si stanno imbarcando in quell'aereo? O sono solamente spiriti che ripetono solo ciò che facevano in vita? Un indagatore del paranormale riferisce di avere problemi a casa sua. Secondo l'uomo, la casa sarebbe infestata da qualche spirito. E quindi decide di installare una telecamera proprio in camera sua. Nel momento che l'uomo si alza per andare in bagno, la telecamera riprende il letto muoversi. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito. Ciao!